c'è un'emozione che possa spiegare quando si chiude, non tanto il cancello, perché comunque il cancello c'hai sempre la cella davanti, quindi comunque tra virgolette una risata te la fai, cerchi di sdrammatizzare in qualche modo, ma quando si chiude il blindo è il silenzio, il vuoto, il nulla. Non sai che cosa succede domani, non sai che cosa succede fra 5 minuti, non sai che cosa succede fra 2 ore, il giorno dopo, ovviamente i prossimi mesi e i prossimi anni. Io sono in carcere dalla notte del 13 novembre del 2011. La mia vita prima era normalissima, non ho precedenti penali, non ho mai fatto nulla di illecito, mi occupavo di bambini disabili, facevo l'accompagnatore dei bambini disabili. E poi c'è stato l'impatto del carcere, era il pieno forse del sovraffollamento, no? Eravamo in 3, sul letto a Castello, io stavo all'ultimo piano e praticamente non potevo mettermi seduto sul letto perché sennò sbattevo la testa sul soffitto. In 3, certo, ci sono delle regole non scritte alle quali devi comunque rispondere e attenerti, tenere la testa bassa, sopportare le provocazioni, sopportare il contatto frenetico e incessante che c'è con le persone. E perché comunque non si è mai soli. Un po' un paradosso, ma non si è, quello che uno vorrebbe è stare da soli. E invece questa cosa non esiste in carcere, cioè non c'è proprio possibilità di starsene da soli. L'obiettivo è quello di cercare di fornire un percorso qui dentro di circa 6 mesi, cercare di prepararli innanzitutto anche fare in modo che loro in questi primi 6 mesi possano capire insomma dove si trovano, quali sono le norme di comportamento. Le reazioni sono di tutti i tipi, reazioni che vanno dal dolore all'aggressività, dalla depressione alla reazione, ecco, all'autolesionismo e a situazioni veramente gravi, tipo rischio suicidario. E su tutto questo noi dobbiamo intervenire. Oltre alla sezione di accoglienza vera e propria, noi abbiamo aperto da 2 anni una sezione che noi chiamiamo di accoglienza di secondo livello, proprio per affrontare bisogni che sono assolutamente ignoti anche alla persona. Comunque quando la persona passa la soglia del carcere automaticamente cambia il suo status e qui noi accogliamo la fragilità, anche perché per una questione quasi inversamente proporzionale, più è grave il reato commesso all'esterno, più la persona che entra è fragile, quindi ha bisogno di un intervento immediato e mirato di più professionalità. Per la prima notte, perché mi hanno portato in carcere di notte, e la prima notte, cioè, o meglio, io non so se era una notte o un giorno, perché ho perso completamente la cognizione del tempo. Dopo ore e ore di attesa ti portano in un'altra stanza, ti fanno spogliare del tutto e ti fanno fare i piegamenti sulle ginocchia per vedere se nascondi qualcosa nei luoghi intimi e, devo dire, abbastanza denigrante, abbastanza squallida come cosa. Regina Celi comincia da questa porta, questa è la porta carri che dà sull'entrata laterale di via di San Francesco di Sales. Qui le persone accedono con i mezzi e poi scendono e cominciano a salire le scale di questo che è l'ufficio matricola, che è l'ufficio demandato alla prima accoglienza. Quest'ufficio viene controllato il titolo giuridico con il quale le persone accedono in carcere. Poi qui a sinistra c'è l'ufficio dove avviene l'accettazione. Qui la persona viene registrata, dà i suoi dati, ci fornisce se vuole i numeri di telefono delle persone che vuole vengano avvisate dell'ingresso in carcere, delle eventuali necessità. C'è l'identificazione fotosegnaletica e poi più avanti ci sono delle stanze dove attendono la visita medica di primo ingresso. Poi ci sono delle stanze
dove vengono attese, diciamo così, un passaggio fra la fotosegnalazione, la visita medica e quant'altro. Questo è il casellario dove vengono depositati i valori, catenine, bracciali, orologi di valore. No, la fede viene lasciata, la fede nuziale viene lasciata. Oggetti di modico valore sì, di particolare valore affettivo. Vengono lasciati qui anche, se ne ha, i denari, perché vengono caricati sul libretto, che è una specie di piccola carta di credito che viene utilizzata qui all'interno dell'istituto. Con quello è possibile fare degli acquisti, sigarette, igiene alimentari, giornali, insomma tutto quello che nella necessità quotidiana si può comprare. Terminate le pratiche di accesso sia sanitarie che giuridiche presso l'ufficio matricola, sale al reparto di prima accoglienza, lì gli viene consegnato un piccolo kit di prima accoglienza che comprende le lenzuola pulite, e dei piatti di plastica, posate in plastica, bicchieri, qualche piccolo effetto per la pulizia personale, sapone, dentifricio, cose insomma di primo accesso. Poi mano a mano, anche tramite il supporto degli assistenti volontari, si vede se una persona è in caso di necessità, se ha bisogno di indumenti di ricambio. Gli avevo fatto una valigia quella notte, prima che lo portassero via durante la perquisizione, ma forse non tutto, ma quasi tutto è stato trattenuto dall'amministrazione penitenziaria, ad esempio le mitiche sigarette che uno nell'immaginario da film pensa siano il bene maggiore, quindi mi ricordo di avergli riempito la valigia, ma di quelle sigarette nessuna poi lo accompagnò e lo aiutò negli scambi. La prima volta che sono entrata in carcere è stato nel carcere di Alessandria San Michele, peraltro dopo quasi 2 mesi che mio padre era stato arrestato perché era in cautelare, non gli davano il permesso di incontrare i familiari, quindi innanzitutto è stato molto emotivo e difficile. Sono sempre stata una ragazza bionda, normale, benestante, quindi con il sorriso della società nei rapporti interpersonali, mentre invece La cosa che mi ricordo con più nettezza è stato proprio il diventare una bestia, malvisto, un criminale, l'avversione degli uomini in divisa, la percezione che il solito sorriso non era sufficiente per creare un rapporto di tranquillità e di fiducia con l'interlocutore. E poi ovviamente c'è tutto il discorso delle sbarre, di questi, le chiavi sono un elemento estremamente traumatico del primo ingresso, queste chiavi, questi chiavistelli, le sbarre. Mi ricordo che poi nei mesi successivi ho sognato un sacco di volte quel primo ingresso e quelle sensazioni.